Pam 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 pam. Oh no, non funziona il microfono. Oh no. Oh no, è vero, avevo lasciato il push to talk, aspetta che lo tolgo. Il push to talk non lo sentivo nominare dal 2003. Perché? Perché ero raffreddato ieri, non volevo dar fastidio a Ken, quindi ho messo il push to talk. Quanto sei carino, mamma Sono mia. Sembri dolcissimo, stronzo, cazzo. eh? Ca Sembri stronzo, ti calma, riesce da Dio, però... calma, non dobbiamo fare i bulli. Zitto che hai fatto merda di me tutta la sera. Ho fatto le 5 di mattina per aiutarti. L'altro giorno mi hai smerdato tantissimo. Sei una merdina. Devi stare calmissimo, devi stare calmissimo, hai riconosciuto i tuoi errori e ti sei redento, come Sacico. Riconosciuto i miei errori. Gli errori sono quelli di... Vabbè, Di non mi non aver scaccio, avvisato vai. di un cazzo. Scusami, non è colpa mia se non sono te. Calma, eh. Ti metto la sigla, ti è. Che l'abbiamo vista una volta Quella sola. bella però, eh? Quale? Quella spoilerosa. Sai cosa ho appena realizzato? Che quest'intro è un troll. In che senso? Per il momento in cui appare, no? Ti appare lì all'improvviso nel capitolo 7 e sembra tipo una ripartenza, no? Un intro dove ti fanno vedere tutti che sono morti, eccetera. Solo che resuscitano tipo mezz'ora dopo sta intro, quindi alla fine è un troll gigantesco. Già, quello sì. Hai visto? Abbiamo trovato un motivo del perché l'hanno messa in quel punto. Resta il fatto che ti arriva tra capo e colla all'improvviso e non te l'aspetti, eh? Ma gliela perdoniamo perché è la più bella. Mm-mm.
No, invece voglio chiedere a Paolo, che non c'era durante la sera del finale, che cosa ne pensa di quello che abbiamo trovato dentro al nucleo. Al nucleo, il nucleo, Paolino, il nucleo. Scoccino, il gameplay è finito. Mi dispiace se è arrivato troppo tardi. Non esiste più gameplay da qui in avanti. Il gameplay è finito e tra l'altro era difficile inquadrare quando è iniziato, ma vabbè. Calma, non facciamo i bulli. La vecchietta dolce e carina, sì, quella che continuiamo a pensare che abbia molto a che fare con Guan. Ma è normalissimo comunque. Sai cosa? Okay. Secondo me se dentro nucleo ci avremmo trovato tante streghe, non ci saremmo rotti i coglioni così tanto. Perché tante? Perché tu avresti capito che sì, il nucleo erano tutte le streghe che erano morte nel genocidio, e il fatto è che loro ti fanno il pippone sul fatto che c'è una singola persona dentro un nucleo, quindi tu ti aspetti sì che sia qualcuno di già conosciuto, di importante, mentre se fin dall'inizio ti avrebbero detto ci sono delle persone, tu avresti capito subito che erano delle streghe, non ti saresti fatto il pippone, secondo me. Sai qual è il discorso? Secondo me è il modo in cui viene gestita, perché è troppo rapida. Se ci fosse stato un discorso, e adesso te lo metto in soldoni perché non sono uno scrittore, però nel senso la si poteva fare dire in maniera migliore, tipo lo possiamo anche rivedere, io sono Imiko, io sono la prima di tutte le streghe, rappresento l'odio che tutti noi abbiamo subito, tutto lo schifo che abbiamo subito, tutti i problemi, bla bla bla, allora noi avremmo detto ok, va bene, non l'abbiamo mai vista prima, ma ha un peso questa cosa. Invece no, è tutto molto campato per aria, nel senso che lei dice, non dice niente, poi alla fine la bacia e va via. Però sai, okay? Quando avevo giocato Blood Drive, e ti ricordo che io non avevo giocato il capitolo Blood Drive di Book of Shadow, ma quando ho giocato Blood Drive senza aver giocato il capitolo di Book of Shadow mi aveva storto molto di più il naso. Quando ho giocato il capitolo di Book of Shadow, Blood Drive, e già avevano nominato la faccenda delle streghe del genocidio, l'ho apprezzata di più, perché vuol dire che già in Book of Shadow ci avevano pensato, cioè non era una cosa accampata all'ultimo secondo. Sì, solamente che invece che parlare genericamente di streghe sarebbe stato carino allora a questo punto dire che ce n'era una prima, che è diventata un'anima dannata, eccetera, eccetera, capito? Lanciare qualcosa che fosse un po' più specifico verso questo personaggio. Ma il punto è quello, perché noi continuiamo a considerarlo un personaggio, in realtà sta lì a rappresentare un'epoca più che un personaggio, per quello che secondo me non ha un nome. Va bene, allora faglielo dire, fagli dire una frase che la rappresenti questa cosa. No? Aspetta che vedo un attimo la soluzione della boss fight, se no non possiamo rivederla. Ok. Però ti ho detto che Quan sia una sorta di reincarnazione, ma sì, ma ci sta anche che in qualche modo l'anima si sia divisa, tanto ha fatto quel cazzo che gli pareva quella strega lì. Stiamo parlando della strega più potente mai esistita. No, adesso arriva Mayu. Paraba, paraba, paraba. Aia. Aia. Thank you.
poi questo qua è il Futhark. Il linguaggio qui, le runiche. La lingua antichissima che esiste davvero. A me sì, mi è piaciuto anche il fatto che il nucleo stava in mezzo al bosco, no? Ti chiedi spesso, ma che cazzo c'è nei boschi? Che cosa succede se ci vai? Beh, tipo un punto irrealizzabile. Sì, cioè un punto a caso nel mondo. Cioè, alla fine penso che il Nirvana sia grande quanto il pianeta Terra, quindi... amo mo' di trovarla in mezzo al bosco a caso. Ma non tanto, nel senso, secondo me è letteralmente sconfinato, cioè non ha dei confini tangibili. Eccola qua. Tutto luccicante attorno a lei, non riusciva a capire com'era. Si era come dopo una tempesta. Luce traslucente, occhi blu, niente sopracciglia. Qualcuno che esiste dietro la conoscenza umana, al di là della conoscenza umana. E la volontà del Nirvana. Guardala bene, è uguale a Quons ma senza tette. Ma men... le tette ci sono, semplicemente la prospettiva è strana e sono censurate, ovviamente. Sì, vabbè. Che altro le costole scavate e questi capelli che sono corti davanti e lunghissimi dietro. Però anche un po' magari ci assomiglia. Beh, non voglio dire cose troppo generiche, ma alla fine lo stile di disegno appiattisce i tratti somatici di chiunque. Vabbè, non lo so. Ritorna in questo libro. Non gliene frega un cazzo, lei l'ha creato quel libro. Ma io sarei curioso più che altro di capire come ci è finita dentro il libro. Cioè, si è sigillata da sola per vivere in pace lì dentro, oppure ce l'ha sigillata qualcuno? Cioè, essendo morta più e più volte, anche da morta poteva infilarsi nel libro. Lo vedi che anche te desideri saperne di più sul personaggio? Ma sì, ma è ovvio, perché è messo lì per farti fare teorie, cazzo. Sono degli stronzi, non ci hanno detto nulla di sto personaggio. Però allora io ti devo dire, come hai detto te, non è un vero e proprio personaggio, è messo lì a rappresentare, lo so. Lo so, però sì, rimane il fatto che è un singolo individuo. Quella dice, poverina, riesci a capirmi? Se non Ayumi non la poteva capire, parla in latino. Qualcuno è sceso qui per tenermi compagnia nelle fiamme dell'inferno, tipo. Hai mai avuto i tuoi organi impalati? Tra l'altro, strano anche il fatto che il libro non funzioni, cioè dice che infatti il libro sembra essere tornato un libro normale. Quindi a questo punto io non credo l'abbia rimessa dentro il libro, penso semplicemente che sia riuscita a farla andare oltre, proprio come la Sacico Bianca. Sì, voglio. Vabbè, alberi morti attorno, si è avvicinata in maniera ritmica. Più che un personaggio potremmo classificarlo come simbolo, che magari vi spiegano in Course Party 2. Non lo so, non credo che Course Party 2 sia andare a toccare streghe. Ne dubito. Eh sì, è morta impalata almeno una volta. Il libro era caduto. Qui l'hanno impiccata e l'hanno bruciata. Vedi, una ragazza uguale, sì, io uguale a lei. Ho subito pensato che comunque lei, siccome è molto potente, abbia sopravvissuto queste morti solamente per poi doverne vivere altre.
tipo un loop. Io ho pensato subito al loop. Magari lei era la prima che aveva scoperto che usare i loop non salva una persona dalla morte. Credo soffocare il collo in paese di Sam! Ecco, Copes la celebrante! Cazzo di accento però fa schifo. Porca Eva. Nanna no! Nanna mo. Minchia. No, sei cicchina. Si è avvicinata. Ha messo le mani attorno al collo, ha cominciato a strozzarla. E lei la braccina. Non posso essere in grado di capire le tue parole, ma il tuo messaggio è arrivato forte e chiaro. Tutte queste urla di agonia, sì, sono quelle di una vita là che è stata tagliata violentemente. Come quella di Sachiko. Non so cosa esattamente ti è successo, ma conosco qualcuno la cui storia è molto probabilmente simile alla tua. Lei era sempre sempre triste, e anche dopo che la sua vita era stata presa, ha continuato ad amare sua madre. Ma nessuno l'ha mai perdonata. Ayumi in questo momento della storia ha talmente tante palle che ne ha 14 di scorta, mamma mia. Vabbè, l'avevano preparata. Anche uno nel... C'è da dire che l'avevano anche preparata, eh. Gli hanno detto, guarda che dentro il nucleo impazzirai, non ce la farai, quindi si aspettava il peggio fin da subito lei. E qui parla di Sachiko, lei ha sofferto, tutto ciò che voleva era che qualcuno l'aiutasse a non perdere se stessa. E poi alla fine è stata schiacciata sotto il peso della sua maledizione. Piangina. Tante palle tranne quelle degli occhi. Questa è stata mamma mia. Cioè, bannati da sola. Ti dico da sola, cazzo, ma anche da sola. Hai ragione a sentire tutta questa rabbia e questo odio. Ma questa catena senza fine di spiacevoli deve essere rotta da qualcuno. Non è un lavoro invidiabile, ma quel dovere spetta a te. Mia moglie stacca l'occhio. Le dita hanno tagliato direttamente il nervo ottico. Intensa agonia, suoni disturbanti, era sull'orlo dell'insanità. Pure questa non è che sia veramente spiegata perché fa questa cosa, a meno che non abbia un significato culturale o che cazzo ne so, no? Allora, lei attraverso l'occhio non solo le fa sentire proprio il dolore dell'occhio che viene cavato, ma le fa proprio sentire tutto il dolore che lei sente, cioè che ha sentito in tutte le sue morti, tutto il dolore che ha sentito anche dopo. Cioè, un gesto che... Sembra esserci qualcosa di ricorrente con questo occhio cavato in tutta la saga. Probabilmente sarà stata una delle sue morti, magari gli hanno cavato gli occhi, è probabilissimo. Cioè, capito? Prima, nel primo gioco, abbiamo il fantasmino senza l'occhio, poi abbiamo Naomi con la cosa dell'occhio e alla fine abbiamo lei. Cioè... No, potrebbe anche essere solo una roba gore buttata lì, Vedi, questo è lo stesso dolore che questa ragazza sta provando. Sì, se non riesco a capire cosa ha passato, non riuscirò mai a comprenderla. Quindi non scapperà.
Cosa malata. Abbastanza. Nella cultura giapponese c'è qualcosa collegato alla perdita dell'occhio, così come al taglio della lingua, ma anche al fatto di mangiare il dente, secondo me. Quello dicevo, infatti. Tutte robe sicuramente legate al folklore giapponese che noi non conosciamo. Cioè, io un pochino ne conosco, però queste cose non mi dicono niente. Qua Yumi le sorride. E poi se la prende per baciarsela. Mi sento sola. E Yumi l'abbraccia ancora. Questa cosa finisce all'improvviso. Finisce molto all'improvviso. Sembra che stia per succedere qualcos'altro e poi boom, c'è questa esplosione. Sarà anche perché comunque hanno cercato di creare un antagonista diverso, cioè l'antagonista finale hanno cercato di differenziarlo dagli altri due. Abbiamo avuto Misuto che era l'antagonista classico, Sachi era la nuova Sachiko. Con lei hanno provato a fare qualcosa di diverso, qualcosa di trascendentale, qualcosa di divino. Cioè io l'ho sempre vista così. Cioè alla fine non è che non ci siano stati antagonisti degni in sto gioco. No, ci mancherebbe. Shirodake! No, se io leggo sta cosa mi metto a piangere ancora, quindi butta avanti. No, butta avanti perché sennò poi veramente facciamo troppo tempo. Niente, i tasti permanenti. No, comunque in caso ragazzi, sulla versione di Blood Drive su PlayStation Vita i trofei, potrei fare delle live giusto per platinarlo. Quindi se qualcuno vuole vedere tutto il gameplay che ha da offrire, possiamo rivedere quello. C'erano trofei molto carini. È arrivato Kennino. Kennino. Vai via che ti vedi il finale, bastardo. Ciao no. Moro, ciao Romy. C'è Romy. Romy, stiamo per vedere la cosa più brutta del mondo, Romy. Siamo arrivati a quel momento, Romy. Si può sempre che gli occhi siano considerati come lo specchio dell'anima. Ma perché è così tanto ricorrente la cosa del cavarsi l'occhio qua? No, Yuka. Guarda Yoshiki che va a fare il best PG. Guardalo, guardalo, guardalo. Guardalo che va. Basta, non fa imboiare troppo. Non me lo fai andare sui coglioni se fai così. Calma, Yoshiki non si può odiare. Sì, la pisciata sotto è lì. Si è pisciata addosso quando era in braccio a una persona. Che schifo. Dum 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 dum. Il piddler. Guarda c'è Mayu.
No, Sachiko, lasciala stare. L'hai già avuto. Non ho mai... l'anima tormentata, gli occhi sono lo specchio dell'anima. Immagino che le cose possono essere correlate. Sì, ma... sì, ok, però è un po' generico così. Della serie, molti personaggi hanno sta cosa che si levano l'occhio o che gli viene tolto comunque, o che l'occhio, un occhio in particolare, gli viene dannato, cose del genere. Ma povera Kwon poi che... cioè, sì, la sua esistenza è stata conservata, ma appena, cioè, lei... è stata cancellata comunque perché aveva sostituito Missouri. Confermato un cazzo, cioè nel senso, sono rimaste due prove del suo passaggio sulla Terra e nessuno sa chi cazzo sia questa tipa. No, Aiko c'ha i ricordi di lei, ma non si capisce come può averli. Sì, Aiko, però nel senso ce l'ha solo lei. E chiunque sia in casa di tizio lì, mamma, ma sta foto, ah boh, chi cazzo è questa? La conosci te? Io no. Il libro delle ombre può essere usato per rendere tutti felici, non l'annino. Tranne te stessa. Tranne Saci. Tranne Saci, vabbè, sì. Poi un'altra cosa, qua dice, gli occhi di Saci si erano coperti dai ciuffi, ma in teoria Saci non aveva perso l'occhio. Cioè gli si aveva perso? Sì, allora, è resa di merda nel gioco, però quando Naomi si pugnala l'occhietto, no, con la pietra, nelle frasi c'è scritto che l'occhio di Saci esplode, cade al suolo e poi scompare. Ah, ok, sì. Però qua dice che li ha ancora entrambi, quindi... Mamma, dove abbiamo trovato i soldi per farci le terme in casa? Anche... vabbè, ma sono ricchi quelli, no? Non fatemi ridere su questa scena, mostri! E c'è quella lì catatonica, poverina! Soldi di Kwon? Eh? Soldi di Kwon? Kadish? Sì, con i soldi di Kwon hanno fatto le terme, Paolino, ma se Kwon smette di esistere, i soldi da dove cazzo sono usciti? Quella è la domanda. Esatto. Ma sai che io penso che dovremmo smettere di continuare a riflettere su questo finale, perché più ci pensiamo e più cose troviamo che non tornano? Però la frase finale l'ho capita, che dice "Finally I found it". Yoshiki qui ti dice "oh, finalmente l'ho trovata", perché se rigiochi il capitolo 0, Yoshiki la prima cosa che dice appena appare, dice "non riesco a trovare la sua casa da nessuna parte, mi dimentico sempre dove si trova", parla proprio della casa degli uomini. Minchia, questa l'avevo capita quando l'ho rigiocato con te nel capitolo 0. Boh, dai, abbiamo rimandato abbastanza. È il momento. No, ma mi piace questa cosa, che ci è piaciuto a tutti e due così tanto il finale di questo gioco, che ha deciso di finirmi con la peggio merda che c'è rimasta, che l'avete odiata tutti quanti, te, Romela e tutti, quindi va bene, grazie. Romy, sei pronto a rivedere l'ex chapter 4? Romy, lo vuole vedere, sì. No? Ormai... non l'ho mai detto, non darmi la colpa a me, non c'entro un cazzo io, non ti permettere. No, Romy, no. No. Da quando abbiamo iniziato questo gioco che rompi la minchia dicendo no, allora, quello è orribile, io quella, non lo faremo mai. Quella sera me lo ricordo, avevamo appena finito mi pare il capitolo 8, quello dove muore Misuto e Satsuki gli mangia la testa. E poi abbiamo fatto il capitolo qua, mi ha detto ma sì, durerà 10 minuti, dai, quanto cazzo vuoi che durano? Gli altri saranno durati mezz'oretta ciascuno. E io non lo so cosa succede Frame, però me l'hanno tutti descritto come lento, stupido, noioso, una merda. Non è horror, ok? Partite col presupposto che non vedremo nulla di horror in questo capitolo. Ma quale un'ora? Quale un'ora? Dura 3 ore sto coso. Sì, no, che personaggi ci sono? Adesso vedi, dai. Almeno quello non spoilerartelo, su.
Ancora fanservice? Non lo Ma so. magari fosse fanservice, ma magari. Le memorie, come dei bellissimi sogni. Io mi ricordo ancora quella sera lì, abbiamo finito quel capitolo lì, abbiamo detto, ma sì, facciamo Race Chapter 4? Oh, siamo rimasti io, Romea e Aisid, eravamo in tre a vedere questo capitolo, erano scappati via tutti, non ce la faceva più nessuno. Per questo che mi vuoi in chiamata, io non posso scappare. Esatto. Guarda, guarda che inizio della Madonna, io ero qui. Cioè, ci fanno vedere il continuo di questa parte, cazzo, ma figata. Poi ho visto la candelina lì vicino, ho detto, oh sì, cazzo, ma allora c'è gameplay, cioè si salva la partita e si scappa qui, invece no. Vabbè, sì, vedeva Inumaru con gli occhi iniettati di sangue e l'oscurità che gli usciva fuori dal culo. Faceva fatica a respirare, stava perdendo conoscenza. Mannaggia sta foto. Sì, mi chiedo perché in un momento del genere la prima cosa che gli salta in testa è questa fotografia. Sì, so che quando una persona sta per morire vede passare davanti di lei tutta la mia vita, quindi sì, vede questa, pensa che sia una cosa che... Bla bla bla. Quel giorno è stato quasi come un sogno. Sì, illude pure che ci sia gameplay, minchia. Riesco ancora a sentire le risate nella mia testa. Ho skippato per sbaglio. Sì, vabbè, il cielo era bellissimo. Sono andati a mangiare la torta nel caffè, la mia lingua, fotobook. Perché le cose sono finite in questo modo? Ho fatto qualcosa di sbagliato e se le ho fatte quando e come? Vabbè, flashback. Ok, iniziamo, vai. Seika! Now. Di per sé non è una brutta cosa. Allora, Fa sì. di credere un pochino, sì. È arrivato Inumaru a portare dei doni. Sayaka, scusa se ti ho fatto aspettare. Eri da sola. Stavi piangendo perché non ero con te. Sono tornato. Bla bla bla. Stai zitto, Inumaru. Nao sta dormendo. Non vorrai mica sbagliare. Ma stai a scuola e quella dorme. Ma che è? Lo picchia. No, Vabbè. perché ti sta antipatico, Paolo? Chi? È inutile, no? No, Come no, fa? Inumaru antipatico no, ragazzi, dai, è dolcissimo Inumaru. Non odiate Inumaru, per l'amor di Dio. Vabbè, ha visto l'orologio. Erano le 4. Guarda, c'è Nao. Sento di aver dormito troppo. Era esausta per il lavoro della scorsa notte. Vabbè. Che detto così. Non ha detto nulla di che. Neanche adesso sta dicendo nulla di che. No, no, dicevo, detto così che era esausto per il lavoro della scorsa notte. È troppo euforico, no, poverino. Allora siamo andati attorno e Almeno lui, Paolo. c'erano quei due. Nao, ti ho svegliata. Sì, se vuoi puoi tornare a dormire. Sayaka si aveva notato che mi ero svegliata. Era venuta a controllarla, ha scosso la testa, gli ha detto no, basta. Sì, va bene, non dirmi che sei stata qui ad aspettarmi fino adesso che mi svegliassi. Mi dispiace averti messo troppo. Naotan. Non scusarti, Naotan. Vabbè, sì, queste sono cose che le migliori amiche fanno, bla bla bla.
è tutto così il capitolo. Inutile che dico bla bla bla. Tu vai avanti perché giustamente no, dobbiamo arrivare al fulcro dell'azione di questo capitolo. Che non esiste. Vabbè, gli ha fatto un sorriso. Vabbè, era super carina. Allora, Inumaru, c'è tutto, l'hai preso? Il tono della voce è cambiato completamente. Il suo sorriso era scomparso. Sì, perché lei fa così quando parla Inumaru invece che lei. Se tu estendi... Con quale voce me lo stai dicendo? Se tu estendi quella tua bellissima e delicata mano verso di me, allora sì, risponderò felicemente alle tue domande con tutto l'amore nel mio cuore, nella mia anima. Vabbè. Sì, non mi interessa niente, l'importante è che tu abbia preso quello che ti ho detto di andare a prendere. Mai, non lo farà mai, Inumaru. Sì, Inumaru era un amico d'infanzia di Sayaka. Tutto ciò che fa lo fa per Sayaka. Il suo intero mondo gira attorno a lei. Sì, qualche volta lei lo accontenta. Ma non succedeva da un po'. Allora, lui sì, aveva il sangue di un prete Izumo nelle sue vene. Lui, Numaru. Quindi sì, aveva una forza spirituale abbastanza alta. Vabbè, sì, però non si sarebbe mai detto. Sayaka ha chiesto a Inumaru di portarti qualcosa? Sayaka era bisessuale. Vabbè, sì, dai, qualche apprezzamento con Tsukibiki l'aveva fatto alla fine. Ci sono degli snacks, li vuoi anche tu? No, sto bene, ma... Se hai fame dovresti mangiare nella via di ritorno verso casa, così ci hanno insegnato. Infatti di solito lo facevano. Ma io ho fame adesso. Non riesco a tenere la bestia nella gabbia. Voglio mangiare qui e subito. Non riesco a tenere la bestia nella gabbia, sembra una roba sessuale. Sayaka, ecco. Vabbè, ha portato un carrello della spesa pieno di dolcetti e altra roba. Di dolciri. Di dolciri. Gege. Vedi che fanno Gege al posto di Tada allora. Sì, gli ha portato tutta quella roba lì. Roba grassa, zuccherosa, dolcetti, va. L'hai descritto 4 volte! Wow. E lei ha continuato a descrivere la stessa cosa che è stata appena descritta, grazie. Grazie, no, GG. C'erano anche biscotti, macarons, gelato... Questi comunque sono tutti magri come la morte e mangiano la peggio merda. Beh, diglielo. C'era quella merendina, il pane alle fragole lì che trovavi in pane alle fragole, sì, quello di Ayumi. Ma in quanti dovevano mangiare? Solo Sayaka? Ma c'è un motivo perché lei mangia tanto, ragazzi. C'è il twistone, attenzione. Ah sì? Eh sì. Ah beh sì, bla bla bla. E mangia. Ma puoi parlare, sorridere e mangiare contemporaneamente? Ma come cazzo fai? Sì, stava ingurgitando tutta quella roba lì a una velocità allarmante.
Quando vedessi a me prima dal sushi, no, minchia. Yaka, stai bene? No. Mi vuoi un po' anche tu? Non voglio sapere cosa vuol dire scrumptious. Io sì. Lichigo dai fuoco. Nola, non bullare le piccine. Si bullano da sole. Seriamente così tanta fame? Sì, cazzo. Vuol dire delizioso a quanto pare. Sono un po' preoccupata per le calorie, ma sì, che se ne fotte. Continuerò a mangiare finché il mio stomaco ne vuole. Non vorrei mica mangiare tutto quanto. Era spaventata dalla quantità di cibo che c'era dentro il carrello. Sì, anche lei gli piacevano le caramelline e tutto. Vaffanculo, no. Sì, mangerò tutto quanto. Sayaka, non puoi essere seria. Lo sono. Che appetito, fammi sapere se ne vuoi di più. Che cazzo stai dicendo? Se mangerà tutta quella roba ingrasserai, men che non si dica. No, non è un problema, no. Non importa, sì. Quanto ingrasserà, Sayaka sarà sempre la più carina. Sì, vabbè, farà fatica ad abbracciarla, però in quel caso. Non dire stronzate, dammi quel box. Come desideri. Ma devo dire che prima di questo capitolo ero convinto che lui fosse un personaggio veramente inutile. Però con questo ne ho veramente raggiunto la certezza. Niente. Abbiamo bullato in umano, niente. Devi vederlo su Hysteric Birthday prima. Finché non lo vedi su Hysteric Birthday non lo conosci ancora. Va bene. Diglielo, Romy, diglielo. Vuoi che ti imbocconi? Guarda, questo macarone ha il tuo stesso nome. No, se l'hai toccata mi fa schifo, mangialo tu. Come yatta, ma lo vedi che è scemo? Sayaka mi ha dato uno snack. Poverino. Vabbè, quella mangia. Ok, sì, stavo cercando di capire perché Sayaka si stava comportando così. Però sì, c'era qualcosa che non tornava. Lei sente un qualche tipo di disturbo. Oh no, c'era un'ombra dietro Sayaka. Uno spirito? Era uno spirito di basso livello. Sì, uno che può benissimo passare inosservato. E che non si poteva vedere se non si guardava veramente attentamente. Era lo spirito di una ragazzina che si era attaccata a Sayaka. Era molto debole. Sì, non ci sarebbe voluto granché per esorcizzarla. Vabbè, ma non la vediamo sta cosa, è solo descritta. È solo descritta. Boh. Che sconsiderata che sono stata a non accorgermene prima. È posseduta da me, Shinbu. Ti mangio. Sì, è la bambina che la fa mangiare. Guarda Frame, lo stavo per dire io, però ho detto vabbè dai, non la dico, l'hai detto tu, ok? Niente. Sì, ok, ha detto quello che ho detto io adesso. Sayaka, uno spirito ti si è attaccato addosso, Sayaka. Siediti, ci penso io.
ha tirato fuori un talismano dalla borsa. Masayaka aggressivamente si è scosso la sua testa per dire di no. Insomma, dai. No, no, non farlo, non è uno spirito cattivo. Io mi sento male per lei. Un giorno stava camminando verso casa, tutta eccitata per aver comprato delle caramelle di alta qualità, quando lei è stata colpita da una macchina ed è morta, sì. L'ha uccisa istantaneamente. Che vita di merda sta bambina. Al momento della sua morte voleva mangiare le cose più dolci, buone del mondo. Ma non ha potuto, sì, soddisfare il desiderio, e quando è morto. Sì, quindi non fa, è un fantasma che fa schifo, non ha manco abbastanza energia per possedere qualcuno. Sì, quindi quando finalmente è riuscito ad immagazzinare abbastanza energia, si è attaccata a me. Stai seriamente simpatizzando con lei? Lo sai che non devi farlo. Non puoi aprire il tuo cuore agli spiriti, porta solo guai. La faccina, eccola. Ma no, anche tu sei una ragazza. Sì, tu sai quello che sta passando, vero? Immaginasi di aver comprato i dolci più buoni del mondo e poi subito dopo tu muori. Non ti farebbe impazzire? Sì, però... Quindi sì, continuerò a mangiare dolcetti finché questa ragazzina non sarà soddisfatta. E non è sì, la cosa migliore che posso fare. Quindi guarda, ogni volta che mangio un dolcetto, lei in qualche modo è felice. Sì, sembrava davvero felice. Non c'era alcun desiderio maligno da parte sua. Vabbè, sì. Però sì, non voglio comunque Sayaka che diventa grassa. Comunque battiamo un po' di leggende metropolitane locali. Quando ero piccolo mio padre mi raccontò la storia di un tizio che viveva qua in paese, che aveva una specie di malattia. In pratica una volta al mese lo faceva mangiare per 15 persone. Minchia. Ok. Ok. E allora, uno dei segreti più grandi, una delle sue gioie e segreti più grandi era ammirare Sayaka nelle riviste. Che lei indossava sempre degli abiti bellissimi, aveva sì un senso dello stile bellissimo. Sì, aveva fashion, bla bla bla. Però non... Aveva fashion. Calma, eh. Già ti sto traducendo sta merda, non per i coglioni. Non te l'ha costretto il dottore, eh? Stai facendo di tua spontanea volontà. Te lo devi vedere, devi soffrire come abbiamo sofferto tutti. Io non ho mai detto di volerlo fare, non so neanche perché sono qui, cazzo. Calma, eh. Sì, non avrei mai potuto dirlo ad alta voce perché era imbarazzante. Sì, non importa quanto sia buono oppure quello spirito, le possessioni non finiscono mai bene, dovresti davvero esorcizzarlo. Sì, ma non è cattiva, cazzo. Onestamente... Sì, se la persona che è stata posseduta sì, fa da copertura allo spirito, l'esorcismo diventa molto più difficile. Anche se è di basso livello. Inumaru, puoi convincere Sayaka, sì, dell'esorcizzare quel cazzo di spirito? Convincerla, perché? Ma come, perché, coglione? Non vuoi che Sayaka continui a essere posseduta, vero? Sì, ma non mi sento bene. Ma
Lei ni dōjōu suru Sayaka no kokoro yasashita ni. Sì, è un pochino preoccupato, però si è anche commosso dalla gentilezza di Sayaka. Ha davvero un cuore grande a simpatizzare con un morto. Non dirmi che te va bene che stia facendo questo. Non è uno spirito cattivo, vero? E non te ne frega che Sayaka prenda così tante calorie e poi se non riuscirà più a fare la modella? Ovviamente no. Se quello che vuole Sayaka è quello che voglio anch'io. I nostri cuori sono uno solo. Questo è quello che mi merito per averti chiesto aiuto. Notte, Shay. Scappa, Shay, prima che lo spirito della bambina ti faccia mangiare i dolcetti. Vabbè, continuava a vedere Sayaka che mangiava dolcetti. È ora di prendere misure drastiche. Sayaka sì, mi avrebbe odiato per questo, però sti cazzi. Sì, stava per esorcizzarla, ma poi è arrivato un visitatore inaspettato. Che magnifico aroma, posso unirmi? Si è aperta la porta ed è arrivata Aiko. Una combinazione unica di kimono e uniforme scolastica. Non è inutile che ce la presenti, la conosciamo, vaffanculo. Grazie. Sì, vabbè, manipolatrice, vuole oggetti spiritici. Quella era piena di ciambelle in bocca. Cazzo ridi. Mi sono visto la scena nella mente. Tipo, con la manina, no? Mentre saluta. Sayaka generalmente sì, ama vedere le belle ragazze. E Aiko sì, era una bellezza rara. Ah no? No, era discretamente alta nella scala della bellezza. Quindi... Come si permette? Era... quindi era abbastanza combattuta. Combattuta di che? Se gliela voleva dare o meno, ste. Vabbè... Che cazzo dici, Numaru per Sayaka vali meno di una ciambella trovata sul pavimento? Pesante. Che poi voi avete già visto l'abbraccio di Sayaka e Numaru nel finale di Steric Birthday. E quello è l'unico segno d'affetto che fa con Numaru. In tutti e due i giochi. Che sad. Mamma mia. Cosa ci fai qui, Aiko? Guarda Nao che la guarda male. Non mi parlare con questa freddezza, no? Stava scendendo dalle scale per andare verso casa e ha sentito l'odore dei dolcetti. E ti ho trovata. È il fato? Aiko, smetti di cercare di sedurre Nao. E si tocca lì sul petto, guarda. non so di cosa stai parlando. Non farmi queste accuse, bla bla bla. Sayaka wa aoranai de. Don't pester. Che cazzo è pester? Non le palle a Sayaka. Vabbè, sì, il senso è quello, ma pester, quando mai lo usano pester? No, non mi pare mai. Più di Moxed, eh? Vabbè. Sì, non ho tempo di badare a te adesso. Ah sì? Vabbè, ha guardato i dolcetti. Io spero solo che finisca questa musica da...
da attesa quando chiami l'assistenza Wind e sei lì che aspetti. Mi sa che non finisce fino alla fine del capitolo. Niente, vuole fare il sumo wrestler che mangia tutti quei dolci, lol. Ciao Miao 876, benvenuto. Ciao Miao, benvenuto. Adesso scappa, per favore. Non cacciare. Ma per il suo bene, non voglio che veda questa roba. Ho capito, per il suo bene arriva, beh, lui è arrivato, ha visto i personaggi disegnati belli, ha fatto, fammi vedere, guarda, c'è un anime. Una ragazza. Una cosa peggiore. Allora, benvenuta. Benvenuta. Mm-hmm. Ecco, vedi? Sempre rompe le balle. Sì, ma vuoi vedere qua che sta immaginando Sayaka come un sumo e lui si sta eccitando comunque? Non vogliamo parlare. No, possiamo andare avanti, grazie okay. Però. Sayaka sembrava confusa, il umano sembrava disturbamente intrigato. Li ha ignorati. Madonna, lo preferivo quando era inutile, adesso è solo fastidioso. Niente. Guarda un po' da vicino, Aiko, non vedi che c'è qualcosa dietro di lei? Ora che me lo fai... Sì. Ora che me lo fai notare, c'è una presenza spiritica. Una piccola presenza spiritica. Ha posseduto Sayaka e la sta forzando a mangiare i dolcetti. Voglio esorcizzarla, ma Sayaka non coopera. Quindi le cose non stanno andando bene. Ah, quindi è così. Posso darle un'occhiata più da vicino? Aiko si è avvicinata a Sayaka, ha guardato lo spirito. Aiko aveva la passione di possedere, sì, collezioni spiriti, bla bla, infuse di odio e malizia. La gente normale colleziona francobolli. Quindi sì, se questa ragazzina si sarebbe dimostrata più oscura di quanto sembrava, allora Aiko senza dubbio se la voleva pigliare. Quindi sei una grande fan dei dolcetti, Come ti senti ad essere morta in un incidente? Avrai sicuramente tanti rimpianti, scommetto. Non hai mai pensato di uccidere o maledire le persone? Per quello che ti avevano fatto? No, ma adesso ci sto iniziando a pensare. Davvero? Quindi hai mai voluto che le persone finissero come sei finita tu? Oh, capisco. È delusa, niente. E se ne va. No, non funziona. Così tante cose che puoi fare quando diventi uno spirito. Ma questa ragazza vuole soltanto mangiare caramelle finché non sarà completamente soddisfatta. Puoi crederci, Nao? Sì, non mostra alcuna rabbia. Ma non può essere, ma è impossibile, vero? Sì, non c'è alcun valore in uno spirito come quello. Vabbè, niente, bulliamo la bambina morta allora. Sì, poi se questa si incassa ti mangia la faccia, che gli vuoi dire? Va bene. Anche mi ha perso completamente interesse. Sì, non gliene fregava un cazzo del fatto che la ragazzina aveva sentito tutto quanto. Lo spirito stava piangendo. Niente. Un mostro. È un mostro, guardala. Vabbè. Te l'ho detto, sto male per lei. Per favore, cerca di capire. Nom 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 nom. Sayaka spoke with a bit of staccato. Penso che sia un termine musicale che deriva direttamente dall'italiano. Sì, aveva tracce di
torta di mele nelle labbra. Demo Sayaka, sono mamma tabezuzukete tara taihen desho? Sì, ma Sayaka, se continui a mangiare così ti farà male. Lo credi? Sayaka-chan wa sono rei ga kawaisou da kara jorei wa shinakute ii to kangaete iru no ne? Quindi non vuoi lasciare che Nao la esorcizza perché ti dispiace per lei? Sì. Sono. Naho-chan ga konna ni kokoro o itamete iru no ni anata wa sono rei ni mikata o suru to iru no ne? Quindi anche se le tue azioni stanno facendo del male a Nao, vuoi comunque tenere, sì, vuoi comunque stare dalla parte di questo spirito? Eh? Ne, Naho-chan? Sayaka-chan tara hidoi wa ne? Hai visto, Nao, Sayaka non è cattiva. Sì, stava scogitando qualcosa. Gli ha preso le manine. Sì, vabbè. Anata no kimochi o mugi ni suru ko nante hotte oite. Watashi to date shimashou, Naho-chan. Lasciamo questa ingrata, andiamo, che non gli importa nulla dei tuoi sentimenti e vieni, esci con me. Ti va? Che cazzo? No, non puoi. Ma cambia la location, sì, la location la cambiano 3 volte, tranquillo. Sayaka si è alzata immediatamente in piedi. Sì, buttando via la sedia. Sì, non aveva più interesse per la montagna dei dolci che aveva davanti a lei. Ok, sì, si è separata dallo spirito. La corda è stata tagliata, vabbè, c'è un paragone, lasciamo stare. No, Clovis scappa. No, se Nao deve uscire con qualcuno, allora Nao deve uscire con me. Dopo, sì, dopo scuola ho tempo, cosa dici? Va bene. Calma. Sì, uscirò con Nao. Sayaka l'ha abbracciata, era fuori dalla gioia. Sì, è bello vedere che le persone ci tengono davvero a te. Sì, ma poi per un momento ha guardato la ragazzina che fluttuava nell'aria. E questo è successo. Oh no. Oh no, lo spirito è stato più veloce di quanto lei era riuscita a realizzare prima. Ma era troppo tardi, adesso possedeva me. Oh no. Si è sentita lo stomaco all'improvviso vuoto, intensa, fame. Non ne ho mai avuta così tanta. No, Sayaka, mi dispiace, non possiamo più uscire insieme. Eh? Devo assolutamente mangiare quella roba. E adesso c'è Nao che si strafoga. Hanno fatto fare su e giù allo sprite. Sì. Oishi. Ora ora, quando ano ko Naho-chan ni tsuichatta no ne? Oh no, sembra che lo spirito sia entrato in Nao adesso. Oh no, hai ragione, Nao, tutto bene. Non gliene fregava più un cazzo. Era troppo indaffarato a mettersi roba in bocca. Dai, sì. Non fare quei suoni, però. Sto bene. Ragazzina era contenta. Ha sentito dei sussurri che dicevano: sì, sono felice, grazie mille. E ho immediatamente realizzato qual era il vero problema. Sì, adesso aveva finalmente capito perché Sayaka simpatizzava per questa ragazza.
Sì, il desiderio di continuare a mangiare rendeva questa, lo spirito di questa ragazza il peggior nemico. E la cosa peggiore è che non riuscivi a dirle di no. Era ingestibile. Sì, vabbè, raramente aveva incontrato uno spirito che era così, che usava la simpatia come sua arma, insomma. Sì. Qui. Oh no, c'è Woflion. Comunque lo spirito da dove è entrato? Davvero ti interessa la lore dello spirito della bambina, poverino? No, sono piena. Ma davvero ho mangiato così tanto? Sta fingendo, Paolo. Sta fingendo interesse. Sta fingendo, ok. Quando ti mostrano le foto delle vacanze, no? Ma interessante, bello. Ah, dove eri qui? Bello. Sega! Sì, Sayaka, te lo stavi davvero godendo quel cibo. Sì, con quale passione l'hai consumato. Sì, avrai sicuramente preso un po' di peso da questa esperienza. Personalmente non vedo l'ora di toccarti la pancina e sentire... Vabbè, fanculo, ecco. Li manderò tutti a fanculo prima della fine. Guarda, siamo già al terzo vaffanculo. Mancano solo Sayaka e Inumaru. Sì, non vuole essere toccata. Io questa cosa non la traduco. Questa cosa non la traduco. Nessuno stava parlando di te. Niente. E gli è arrivata una sberla. Ma davvero è così patetico lui? Cioè, mi stava sul cazzo, ma non così tanto. Mamma mia. Ma capisci perché... La scena di Inumaru che ritrova il cadavere di Sayaka, vederla dopo tutta sta roba qui fa davvero male, cazzo. Cioè, pensa come sta davvero quel poveraccio tra ritrovare il cadavere di Sayaka. È terribile quella scena. Se da una parte quello che dici è vero, è anche vero che ti dispiace un po' meno per lui perché è un coglione. No, io voglio bene Inumaru, lascialo stare. Non dare un altro morso, se ingrasserai. No, io voglio mangiare, cazzo. No, non piangere, Sayaka. No, no, ingrasserai, no, per favore. Anch'io sono un po' preoccupata, però. Niente. Però volete levargli la roba da sotto, dargli un pugno e togliergli il cibo, basta, cioè non è difficile, non ci vuole l'esorcismo, eh? Non è che ci vuole le arti magiche di sto cazzo, glielo togli. Fine. Le mie mani volevano semplicemente fermarla da prendere le caramelle e i dolcetti. Ok, allora lo esorcizzerò io, quello spirito, Sayaka, lo farò per te. Sì, ma mi sento male per lei, non c'è un altro modo. Ho appena detto. Prendi il vassoio e lo fai dalla finestra. Ciao. Beh, sì, posso toglierle quello spirito da lei. Però se lo lascio andare via potrebbe possedere qualcun altro. Vabbè, finché non possiede Nao, sono sicuro che Sayaka starà bene con se stessa. No, è un problema, cazzo. Non so che cosa devo fare. Jintai Kaigoyo. Vuol dire lo so quella cosa lì. Sì, soda, sì. Fa soda. Direi no.
Sì, come possiamo, bravo. Sì, la lasciamo continuare a mangiare dolcetti finché non sarà soddisfatta. Io mi sono immaginato la storia della creazione di questo capitolo. C'è uno nello studio che vuole assolutamente realizzare questa storia e tutto il resto del team non vuole farlo. Lui fa, ah sì? E allora io prendo gli asset e li accocchio da solo, li metto assieme, vaffanculo. Ah, vogliamo vedere come fai, devi raccontare la storia del fantasmino. Ah sì, e io la scrivo. Sono tutte scritte, non si vede una sega. Per fare il munch, ha preso lo sprite e gli ha fatto fare su e giù di 3 pixel. Questo capitolo va guardato perché insegna una lezione. Qual è la lezione? Non ci fare sono cose video. Che non vanno guardate. Ah, ecco, perfetto. Però finché non lo vedi non lo capisci. La tua è solo una vendetta, una sporca vendetta per aver sofferto questa cosa. Esatto. Soffrirete tutti insieme a me e Romy, cazzo. Che in quella se... nel frattempo sei andata nel culo, ha staccato. Vabbè, ah, però lei quella volta è rimasta fino alla fine. Io e lei, Aisid e basta, in tre. In tre guarda sto capitolo di merda. Ti ricordo come iniziava lì con la candelina con Inumaru il Darkening. Infatti, cioè, ma è tutto flashback? Sì. Che rotti in culo. Sojanakte, anoko ga taberare nakatta no te oishikute yumei na suits dattan desu. Cioè, faccio più tra due sta roba. Cazzo. Stanno dicendo sempre le stesse cose. Vabbè, lei ci sta pensando. Ha detto, vabbè, allora l'unico modo è pacificarle e farle mangiare qualcosa di addirittura ancora più buono. In questo modo, se lei mangerà questa cosa veramente oiti toiti, che non ha mai mangiato prima, allora forse sarà abbastanza per farla andare in pace. Di mangiare Inumaru, vai. Oh, è una buona idea. Anche lo spirito era d'accordo. Stava annuendo furiosamente. Non nemmeno lei aveva considerato questo piano prima, ma adesso era a bordo. No, tu hai detto che eri curioso, no, non rompere i coglioni, eri curioso di capire di cosa si trattasse. No, allora, non twistare le mie word. Io ho detto che a forza di sentirtene parlare così male ero quasi curioso. Quel quasi era un'implicazione dell'esatto contrario, hai presente? Da domani l'adesivo di Aiko con l'ex chapter 4 in mano avrà un nuovo significato. Porca miseria, è vero, ti avevo anche detto un giorno la capirò. Cazzo, la stai capendo. Ma fanculo a me quanto lo sto zitto. Ah, fanculo Inumaru. Oh, ecco, oh. Una cosa giusta l'hai detta. Dai, tra poco c'è la cosa più bella di sto capitolo, almeno, su. No, devi trovare qualcosa di ancora più delizioso. No, non riesci a pensare a nient'altro. C'è un Neko caffè. Cosa? Un cat caffè. Che cazzo ne so di cos'è? Va bene, no, teniamolo per il nostro appuntamento. Sì, Sayaka ha rifiutato la domanda, cioè la richiesta particolarmente, sì. Sì, sicuramente, però quei dolcetti sarebbero stati GG, va. No, quindi sì, immagino che anche io e te andremo a fare il nostro appuntamento dopo tutto.
E Aiko ha tirato fuori un biglietto. Era, sembrava qualcosa di veramente speciale. Era il caffè Hortat. Il famosissimo. Era quello il nome. Sì, il biglietto, la data 5:30. Ma che? Sayaka aveva capito che era qualcosa di valore. Sì, è quel negozio di dolci davanti alla stazione che sai, per riuscire a andare a mangiare lì dentro devi prenotare un anno prima. Mamma mia. Cosa? Ci stiamo cacando sotto. Cosa? Un pezzo di torta che stavo mangiando è caduto dalla mia bocca ed è caduto sul pavimento. Vaffanculo, Neo. Sì, avevo sentito parlare di quel posto alla TV. Vabbè, è un posto da sogno, cazzo, dai. E tu davvero hai dei posti riservati per oggi? Aiko-san, dove li hai presi, Aiko? Li ho confiscati a qualcuno che ha fallito nel diventare un mio... Cliente. Vabbè, sì. Sì, ha dato al suo cliente queste informazioni, ma non ha ricevuto nessun soldino. Quindi sì, non poteva, non aveva ricevuto alcun ripagamento. Quindi sì, si è presa i biglietti come pagamento. Trovato questi biglietti. Stavo pensando di venderli, però sono buoni solamente per oggi. Sì, è comunque sempre bello mangiare del cibo delizioso con persone a cui davvero tieni di tanto in tanto. Persone a cui tieni tanto, noi? Ovviamente. E siete tutti benvenuti, non solo Nao, ma anche voi due, Sayaka e Ryuki, cosa dite? Sicura? Ovviamente. Sì, vorrei instaurare una relazione più migliore con voi. E sembra essere l'opportunità perfetta. Hai sentito? No, avanti, andiamo. Se va, Sayaka, vengo anch'io, cazzo. Ti seguirò fino alla fine del mondo, Sayaka. Prendi il mio cuore. Ma chi ti vuole? Non te lo stavo chiedendo. Ancora? Veramente l'hanno ridotto a spalla comica in questo modo? Lui l'ho sempre stato. Soltanto in quel capitolo di Blood Drive doveva essere un personaggio serio, ma lui è stato creato per essere comico. Vabbè. Eh sì. Okay. Yeah. Vabbè, ha picchiato Inumaru. Sì, e lei ha preso questa opportunità per guardare Aiko, doveva studiarla per capire se c'era un ulteriore motivo. Mi piace sta posa di Nao. Ma infatti sta qua si è vista poco. Carina questa, mi piace. Con gli occhietti così. Persona a cui tieni, Non mi sembra nemmeno di esserti mai stata così vicina. Conoscevo Aiko solo da un po'. La considerava più una collega nello studio del sovrannaturale. Non è mai uscita con lei, non ci ha mai nemmeno bevuto un tè. Quella che frequentava era sempre Sayaka.
あら、ナホちゃん、その目は何かしら？死んじゃうよ。C'è qualcosa che non va, no. Nom 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 nom. Aiko, che cosa stai pianificando? Nient'altro che del bel tempo insieme. Pensato che sarebbe bello bere un po' di tè, fare una chiacchierata, parlare sì di oggetti spiritici, roba del genere. Davvero? Davvero? E tu, no? All'improvviso era proprio davanti a me. Si è preso una fragola dalla torta che stava mangiando. Siamo amiche vicine, vero? E come amiche vicine è normale andare a bere il tè dopo scuola. Amiche vicine? Sì, di istintivamente ha aperto la bocca e ha mangiato la fragolina, gliel'ha piazzata nella lingua e bla bla bla, senza esitazione. Guarda che disastro, la crema dappertutto. E le ha pulito le labbra con il dito. E poi si è mangiato quello che gli aveva tolto. È così leggero e dolce. Cosa cazzo stai facendo? Mi sto sciogliendo, due ragazzi sexy che si imboccano a vicenda e condividono la crema. Trattenuto il naso per impedirle di sanguinare. Questa cosa del naso che sanguina non l'ho mai capito. Manco io. Grazie per questa scena, ma no, non ti devi permettere mai più di fare questa cosa, no. Mai. Oh no, Sayaka si è messa tra di loro e l'ha abbracciata furiosamente. Con intensità feroce. Vabbè, ha sentito il profumo di Sayaka per il naso e le sue tette. Credo. Che avevano sì la stessa grandezza delle sue. Ho capito che aveva sentito il profumo col naso e con le tette, non capivo. Non conosco le donne così tanto, ma non la sapevo questo. E le ha sbattuto le tette in faccia. Per un attimo ho avuto difficoltà a respirare. Sayaka, sto soffocando. Oh no, scusa, no. Ma se non lo facevo, Aiko avrebbe di nuovo fatto No, non lo farà. Avete sicuramente una relazione amorevole, mi state facendo, sì, mi sento gelosa. I bar coi gatti, che figo. Oh no, non è più posseduta, no, che succede? Ah, perché stava venendo soffocata dalle tette, il fantasma si è spaventato ed è scappato. Ah già, è vero, tutto questo c'era un fantasma, me l'ero anche scordato. Perché è finito a tette in faccia? Ok, ha guardato attorno a lei, roba che fluttuava. Stava cercando di decidere se entrare nel corpo di Aiko o in Umaru. Una bella scelta, guarda. Ovviamente ha scelto di possedersi di Umaru questa volta. Oh no. Aspetta a mangiare anche lui, all'improvviso ho bisogno di zucchero.
È andato via da mangiare. Nom 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 nom, che buono. Sì, diventerò grasso. Perché mi sembra proprio che questa roba non c'entra un cazzo con questo gioco, ma non a livello di storia, proprio. Cioè, c'è un fantasma lì e nessuno si stupisce e fa ste cose, cioè. Te l'ho detto che è un capitolo di merda. Sì, ma tu mi amerai anche se sarò grasso, vero Sayaka? Nah, vieni qui, dia per me, ok? Apri la tua bocca, arriva l'aeroplano. Perché non facciamo queste cose in privato, Sayaka? No, non hai bisogno di preoccuparti, no? Tu non sei così timida, vero? Avanti. Non hai sentito la mia domanda, Sayaka? Ah, vuoi che io faccia la dieta insieme a te, vero? Ok, allora andrò a comprare dei vestiti appropriati. Quella che ti starà bene, mi chiedo. Vabbè, picchialo, ti prego. Picchialo, ok. No, col cazzo, ecco, non è vero. Oddio, sì, finalmente, almeno sono usciti dalla classe, dai. Siamo a metà. In Giappone non è facile avere animali domestici, perché? Perché sono sempre fuori, tipo. Non sono mai a casa i giapponesi. Lavorano un casino. Capì, ma il gatto te lo puoi lasciare a casa, torni a casa la sera comunque, no? Beh, hanno cominciato a camminare verso quel caffè. Ci hanno messo 5 minuti. Se ti fanno anche salvare, bastardi, sono consapevoli che è un capitolo che dura un casino. In effetti negli altri capitoli extra non si salvava. Grazie Suzuya. Grazie mille per il follow. Tan 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 tan. Ok, sono entrati. Hanno mostrato il biglietto. Stanno andando a sedersi. No, non ce la faccio più. Numaru stava mangiando delle caramelle mentre aspettava con fame insaziabile. Quando il menù è arrivato, l'ha aperto in tempo record. Ma la sciolta non gli viene a nessuno, A quanto pare no. Vabbè, era pieno di robe appetitose. Caramelone pancakes topped with chestnuts. Minchia. Era un pancake con il miele, il caramello e con sopra le castagne. Le ciambelline. Non farmi tradurre tutti i dolci, dai. Stanno mangiando la peggio merda, ok? Ma guarda, prende le robe con le berry, con le ciliegie e il sorbetto. La banana omeletto con la salsa mango. Che cosa facciamo, Nao? Qui tutto sembra meraviglioso, non riesco a scegliere. Non crepano massacrati, ci pensa il diabete. Tipo quando trovi la targhetta sul cadavere, viene fuori scritta morta per diabete. No, ma a parte tutto, scusami, ma e il fantasmino ce l'hanno ancora in corpo? Sì, sono andate qui a mangiare dolci che il fantasmino non aveva mai mangiato per farlo pacificare, no? Ma ce l'ha ancora in umaro? Ce l'ha in umaro, sì. Per questo sono venuti qua, così se mangiano dolcetti abbastanza buoni, il fantasma se ne va a fanculo. Vabbè, sì, hanno già mangiato abbastanza zucchero che durerà settimane, quindi non dovrebbero ordinare tutta sta roba, però non gliene frega un cazzo. Mi scusi, siamo pronti a ordinare.
arrivato un uomo anziano, attenzione, attenzione, Nolan. Era molto professionale, era molto rispettoso e stranamente sembrava che lo conoscesse già. È Waldo, cazzo! Dai, ma com'è Waldo? È il Book of Shadow. Ma che cazzo? Ma che cazzo c'è? Sì, è il Book of Shadow, è lui. È il Book of Shadow. Cosa mi posso portare oggi? È Waldo, il best PG di Blood Drive, cazzo. Anzi, il best PG degli episodi extra. Allora, sì, lei vuole il cheesecake col tè verde, roba bianca. Ancora tè verde. Vabbè, tè verde, gli piace ad Aiko, insomma, dai. Va bene, very good. Prendo tutto quello che c'è da questa pagina a questa pagina. Va bene. Seriamente? Devo farlo, sono affamato. Sento che morirò di fame. Ok. È tutto qui. Nao, tu cosa prendi? Allora, prende un tè alla camomilla e la banana omelette. Tè alla camomilla. Tè alla camomilla che è tipo un controsenso, ma vabbè. Lei prende la raspberry chiffon cake with a peach tea. Ma è davvero necessario farci dire tutte le singole ordinazioni, cazzo? Sì, è una scelta eccellente. Prenderò il vostro ordine. Conoito? Questa persona giuro di averla già vista prima. Vabbè, stavo cercando di capire dove. Questo non è un tizio che ho visto solo una volta o due, ma numerose volte. Non riuscivo a capire dove e in quale circostanza. A voi non sembra familiare? Vabbè, Sayaka e Numaru l'hanno guardato male. Tu credi? Non credo che dimenticherei un gentleman come quello, ma no, non riesco a riconoscerlo. Io non riesco a riconoscere nessuno oltre a Sayaka. E tu, Aiko? Io lo conosco molto bene. Vedi, è l'assistente di quella ragazza, no? Quella ragazza? Ha guardato il dito che puntava e ha guardato una ragazza che indossava degli abiti stili Lolita, decorata di tanti ciuffetti. Eccola lì. Benvenuta Nao e i suoi amici devoti. Cioè magari, cazzo. Ma tu non sei quella studente trasferita? Magari mi cazzo dubbi. È la chiffon cake, Nio. Ha studiato installazioni per un momento e poi ha preso una sedia e si è seduta accanto. Mizuki, ma Fantaspino si deve prendere lei? No, e ti pare? Lo taglia in due con la falce. Altro che... Quello io me l'auguravo. Mizuki recentemente si era trasferita nella nostra classe, sì. Non sapevamo ancora molto di lei. Sembrava come una bambola, aveva la pelle perfetta, un adorabile outfit, era tutta dolcina, aveva le guancine... carina, però sì, era rude e crudele. Il nostro servitore Waldo Mizuki è il suo maggiordomo. Intelligente, Aiko, è davvero impressionante che tu conosci addirittura Waldo. Sì, ok, si è seduta lì accanto a loro. Come se fossero dei vecchi amici. Ma che cazzo vuol dire tutta sta roba? Che ci fai qui? Perché questo posto è mio! Bam! Zoom zoom! Ah sì? Eh sì.
della ferita, grazie, cioè, grazie mille, benvenuto. Cosa stanno dicendo? È una torta particolare fatta con un sacco di albumi d'uovo montati a neve. E il cremor tartaro come lievitante, capito? Non è niente roba che tu puoi mangiare. Assolutamente per sì. Per poi morire subito dopo. No, no, ma guarda, infatti volevo giusto morire stasera. Vai a mangiare lì insieme a Nao, dai. A mangiare il cremor tartaro, che cazzo è? Stai mentendo. Io non mento, almeno non sto mentendo ora. Comunque buonasera Reaper, benvenuto. Benvenuto. È un lievito naturale. Ah, un lievito? Ma chi ne so io? Ma scuolino sa fare i dolci, hai capito? Sì, sì, sì. Lo sai cosa succede se ci porti qui? Bla bla bla. Notte micio, notte micio, notte Sidino, buon ex 4. Ma chi è che mi sta mettendo il follow con questo capito? È Aperita, grazie mille per il follow, benvenutissimo ufficialmente. Lo senti, ti ha fatto un sacco di follow con questo capitolo di merda. Cioè, tipo, sì, no. Non hai fatto un follow in tutta la run di tutta la saga. Mi fanno più spesso. Oh, ma anche prima con Mass Effect non c'è stato mezzo follo, cazzo. No, no, infatti. Tutti qua, eh. Tutti avete sta merda. Va bene, contenti voi, ragazzi. No, 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 Ferita, va bene così, va bene così. Mancherò, mi vannanna. Ma comunque chiamalo bene Reaper, Reaper come i razziatori, dai. Ah, è The Reaper, ok. Notte Romy. Notte Romy, notte Icy. Che cosa stai escogitando? Perché dovrei escogitare qualcosa? Perché tu sapevi che questo luogo apparteneva a lei. Cioè, se sapevamo che questo luogo apparteneva a lei non saremmo venuti, quindi sputa il rospo. Allora, questo gioco, per quanto non lo sembri, è una bellissima saga di horror giapponese con elementi survival e elementi visual novel. Quella che stai vedendo, però, è un capitolo extra che non c'entra un cazzo di niente e che è due marroni incredibili che lui ci sta sottoponendo perché lui si è dovuto sorbire un hentai, ma magari fosse un hentai, avremmo qualche tipo di intrattenimento, invece solo due balle incredibili e basta, ma va bene. Vabbè, sì, nessuno aveva mai chiesto chi era il proprietario dell'Ortaft. Non importa, avresti dovuto dire qualcosa. Sayaka ha gonfiato le guancine, ha guardato Aiko. Mizuki è veramente l'ultima persona che dovevamo coinvolgere adesso. Vabbè. La musichina è sempre la stessa, è un'ora e mezza. Una roba tipo da The Sims. Se sei la proprietaria di questo posto, Mizuki, immagino che sei piuttosto ricca. In un maro ancora naturalmente, totalmente sì, non gliene fregava un cazzo, lui è stato gentile con lei, mentre noi la stavamo trattando come una stronza, povera magari. No, in realtà questo non è niente di speciale. E comunque che cazzo sei? In un maro. Sayaka no zensekara no koibito da to omoete kureba, mondai nai yo.
Vuoi pensare a me come l'amante di Sayaka di una vita passata? Dirò tutto quello che hai bisogno di sapere. Zenze karano. Da una vita passata, eh? So, Zenze karano. Nanse Sayaka to ore no koyubi wa akai ito de kurukuru ni tsunagatte iru nda. Sì, io e lei siamo legati da un filo, dal filo rosso del destino. Il filo rosso di quanto sei scemo. Gli vuoi bene, ammetti. Mamma mia, che fastidio. Non devi credere a una sola persona, a una sola parola di quello che dice questo cane bugiardo. Digliene. Dovresti ignorarlo. Non lo so, la sua storia è molto carina. Io sono molto brava a giudicare queste cose. Era difficile dire se era seria o se stava prendendo in giro Sayaka. I suoi occhi sembravano quelli di una mente malvagia. Il suo sorriso era assolutamente perfetto e bellissimo in molti modi. Sì, vabbè. Comunque, perché ti sei seduta con noi? Perché speravo che diventassimo amiche. Dopo tutto quello che ci hai fatto, come ti permetti? È cattiva, la vostra stessa compagna di classe. Così crudelmente esclusa dalla vostra cricca, una forma di bullismo, lo sapevo. No, non intendevo dire questo, ma... Ma tu cosa? Mi stai bullando? Per nessun'altra ragione se non per i tuoi cazzi. Ed è ancora peggio. Non hai idea di che genere di persona... Che tu eri questo tipo di persona, Sayaka. No, Sayaka. Ma smettila con sti paragoni del cazzo! No, sopporta la Sayaka. Ma no. Ci credi che mi sta venendo il mal di stomaco solamente a vederla, cioè a vederla, a leggerla sta cosa? Manco a me piace, credimi. Ma lei è la tua compagna di classe, no? Vaffanculo. Sembra che tu abbia la testa sulle spalle dopo tutto, Aiko. Aiko, ma da che parte stai? Ma è ovvio, non dovresti nemmeno chiederlo. Io sono dalla parte di chi ha più beneficio per me. E se io e magari avremo una buona relazione, allora sì, riuscirò ad avere qualcosina della sua collezione di oggetti spiritici. Comunque sì, vuole bere il tè, vaffanculo. Esatto, sì, proprio come dice Aiko. Ma non c'è, ma magari ci fosse la Sachiko in questo capitolo. Bello che c'è un altro capitolo simile a questo dopo. Ma io non ti cavo. Io non ti cavo proprio zero. Ma voglio vedere dove vanno a parare con tutta sta roba. Da nessuna parte. Ma come da nessuna parte? Ci sarà qualcosa, deve succedere. No. Senti, stai dicendo che questo capitolo sono 2 ore e mezza di possessione demoniaca e dolcetti? Esatto. Mannaggia, diglielo Pacinco, diglielo. Stava piangendo. Sayaka stava davvero piangendo. Sì, davvero, insisto nel dirti che ti devi levare dai coglioni, magari. Quindi è la tua risposta definitiva.
ってことでファイナルアンサーって意味になるのよ。allora niente, ma un omelette di banana per te. Sayaka に基本ケーキ食べさせて。Sayaka non mangerà la torta chiffon. No, che nero, non l'avrei mai pensato. Questi sono i momenti che ti fanno apprezzare di essere vivo. Pensi a quante cose nella vita hai passato, quanti momenti, quante avversità hai superato per arrivare a questo prezioso momento della tua vita. Ne è valsa finalmente la pena. Cancellerò gli ordini di tutti quanti. No, ma io ho fame. Non me ne frega un cazzo. Se hai fame, sì, mangia la spazzatura, inficcatela in bocca e vaffanculo. That's a dick move. È una mossa del cazzo, Mizuki. No, vabbè, è una cattiveria, dai. Sì, lo so, lo so. Non volevo essere sì così spudorata, non ho mai lasciato molta scelta. Comunque sì, era veramente una mossa del cazzo. Lo era, quello è un altro discorso. Beh sì, se non stavamo qui a sopportarla, allora non mangiavamo un cazzo. Non è professionale, non avevamo altre opzioni. Va bene, stai qui. Davvero? Sì, ma solo una condizione. Voleva mangiare i dolcetti leggendari, Sayaka era così cara per me, bla bla bla, quindi ho deciso di bargaining. Non so cos'è. Okay. おかしなことをしでかさないと約束するのなら許可してもいい。Vabbè, se prometti di non fare niente di losco, potrai sederti assieme a noi. おかしなことって intendi cose tipo questa? Addio la presa.Presa per il braccio, l'ha tirata a lei e squishy. L'ha baciata nella guancia. Oh no, la guancia di Nao, la sua guancia. Oh, quanta passione. Che figata. Ma quindi è normale per ragazze sbaciarsi nella guancia? Un po' di crisi ormonale qua in mezzo. Taschete ti ha lasciato senza parole, Sayaka. Piange. Sono scioccato non averti sentito dire melting. Poverina. Quindi stai pianificando di lasciarle fare? Ritornata ai suoi sensi, peck on the cheek, sticking sucking. Che cazzo stai facendo? Stai lontana da me? Comunque basta dire melting, non mi vado a tornare in mente quella là. Esatto. La tua guancia è così deliziosa, volevo averne un morso. Allontanata, alzato il braccio al cielo, fare un segnale a Waldo, porta tutta la roba, Waldo. Sì, madonna. La pistola te la do io. Ho portato un vagone di dolcetti, Mizuki si è alzata, bla bla bla. Che figata, mangio tutto. Sì, mangia tutto. Io sto mangiando tutto. Ha mangiato roba. Possessione o no? Sì, mangiano. Nam nam nam, incredibile, incredibile. Che figata. E avanti, mangiate tutti. Sayaka, vuoi che ti imbocconi? No, vaffanculo. Non fare la modesta. Hai mangiato 2 kg di merda pure tu finora. Rompe pure i coglioni.
Non essere così modesta, siamo migliori amiche, no? Quindi sì, adesso ti infilo un cucchiaio in gola. No, hai rotto il cazzo. Non siamo migliori amiche. No, no, Nao si è fatta un'altra best friend. Sì, è proprio quella, Waflio. Oh no, Nao si è fatta un'altra migliore amica, è davvero popolare, migliori amici, sì, è una figa, guarda, tutti la vogliono. No, vaffanculo, Aiko. Sì, stai nascondendo il tuo imbarazzo, davvero, in una maniera stilosa. Il mio imbarazzo? Stai nascondendo il tuo imbarazzo in maniera stilosa. Lo sapevo che eri timida in fondo hai un'ottima good poker face bla bla. Hai rotto i coglioni. Vai Paolo, fallo. No, no, Paolino, non lo metto tanto. Mi compro la voce poi. Aveva il mal di testa, la quantità di zucchero, ha preso il coltello, la forchetta, ha tagliato la banana, se l'è messa in bocca, che buona. Nom nom nom, che figata, il dessert più buono che abbia mai mangiato. La dolcezza della vaffanculo missata, bitter sweet banana con la top the royal treat. Cosa faccio? Le mie mani non si fermano. Hai visto? Sorprendentemente Mizuki sì, aveva la faccia innocente ed era contenta che ci piacesse i dolcetti che aveva preparato. Notte Reaper. Notte Reaper. E vado a sparare. Delizioso, sono davvero un genio. Ma poteva durare 5 minuti sto capitolo? Perché hanno finito di farlo durare così tanto? E lo sto anche velocizzando parecchio, eh! Non sei tu quella che l'ha preparato! Però mi sono trattenuta dal diglielo! Sono stata buona e ho mangiato l'omelette! Però sì, non posso negare la qualità di questo cibo, questo posto è davvero... sì, buono, GG. Il dessert era favoloso, molto molto buono, non riuscivo a fermarmi, ne volevo di più. Anche no, adesso, bla bla bla, Sì, spendere del tempo con gli amici dopo la scuola, ingurgitando tè e dolcetti è una nuova esperienza per me. C'è solo una persona con cui di solito lo faccio, di solito siamo solo io e Waldo. Ah. Mi sto davvero divertendo qui. Quindi non trattenetevi. Thank you very much. Va bene. Devo ammetterlo, mi ha preso quella guardia abbassata. Non mi aspettavo che Mizuki se fosse stata così bla bla bla. Basta, mangia, non rompere i coglioni. Madonna, ogni volta deve dire ho infilato la forchetta nell'omelette e l'ho portata alla bocca, l'ho masticata. Sì, erano tutti col morale alto eccetto per Sayaka, che non aveva ancora mangiato un cazzo. Sayaka, che cazzo hai? No, non posso accettarlo. Tu sei la mia amica numero uno, Nao, vero? Lo siamo? Sì. Ho fatto la domanda, ho esitato a rispondere. Ma non era una bugia, perché io le volevo davvero bene, la mia amica vicina, bla 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 bla. Sayaka però, vista la mia esitazione, pensava stessi mentendo, quindi bla bla bla, il cibo. Io sono la numero uno, se non sono la numero uno, allora dove cazzo mi piace? No, Sayaka, tu sei la numero uno, porca puttana, non rompere i coglioni. Davvero? Sì, avanti, non piangere. Non sto piangendo. Sì che stavi piangendo. Ho continuato a studiare la mia espressione per un po'. Quindi andiamo al Cat Caffè domani?
Sì, ovviamente, se è quello che vuoi, facciamo tutto il cazzo che ti pare. Vabbè, ma prima voglio andare a comprare dei vestiti, va bene? Sì, ah no. Noi dobbiamo prendere i vestiti, sei la mia amica numero uno, vero? Sì, va bene, andiamo a prendere i vestiti. Quindi non vuoi andare a prendere i vestiti? No, non ho detto questo, sai cosa? Facciamolo, cazzo, andiamo a prendere i vestiti. Questo capitolo mi sta facendo odiare le donne. Quindi adesso aprirai la bocca e farai ah per me come hai fatto con Aiko, eh? Oh no, questa volta era senza parole. Sì, andare in un posto così popolare a fare una roba del genere non è normale. Cosa intendi dire? Davvero Aiko ti ha fatto questo? Ah sì, nella classe prima è stato un incidente, bla bla bla. Sì, e Sayaka mi ha odiata. Oh, davvero? Aiko ce l'ha fatta. Voglio farlo anch'io. Sai, no, che apri la bocca che te lo infilo dentro. No, non puoi. Tu già, Anna, ho toccato. Non lo so, tocca a me. Sicura di volerlo? Basta. Non è Sayaka, non dico niente. Sayaka e Mizuki ho guardato strano, epico combattimento, deciso abbastanza, fermatevi. Realizzato che gli altri clienti la stavano, li stavano guardando tutti. Sai com'è. Devi calmarti Sayaka, ok? Io sono calma. No, col cazzo che lo sei, smettila. Mangia la torta e non rompere i coglioni. Cercato di sì di... Cazzo hai fatto? Sanchiko! Non l'ho sentito stavolta. Volevo far mangiare la torta tagliacca così non rompeva i coglioni. Se non aprirai la bocca e farai ah con me, allora ti bacio nella guancina come ha fatto magari. Avanti, no, andrà bene, no? Sayaka si è avvicinata. Sayaka, per favore, non rompere i coglioni. E invece li rompo. Devo disinfettare la guancia di Nao. Che stai dicendo? Che le mie labbra non sono pure perfette? Vuoi che baci anche te per provartelo? Non voglio essere baciato da nessuno tranne che da Nao. Capì, ma almeno fosse disegnata sta roba, avrebbe valore di fanservice, invece no. E Nao non può baciare nessuno a parte me. Sayaka, per favore, basta. A Nao. Ce l'ho io la soluzione a questo dilemma. Quindi adesso noi a turno baciamo tutti quanti Nao e le imbocchiamo. Ma scusami, come? Siamo tutti nella stessa pagina, vedi? Che cazzo stai dicendo? Sì, ma se lo facciamo tutti qual è il punto? Beh, pensaci meglio, Sayaka. La ragione per cui sei depressa è perché magari è stata flirtato con Nao e non c'eri tu al suo posto, no? Sì, ma... Il che vuol dire che io sono depressa perché magari l'ha baciata e magari è depressa perché non l'ha imboccata. Quindi se tutti facciamo queste cose a turno, la baciamo e la imbocchiamo, allora sarà GG per tutti. E in tutti sperimenteremo le gioie nel flirtare con Nao in due separati modi e finalmente possiamo levarci dai coglioni. Ma fammi capire una cosa, il capitolo finisce che alla fine Seiko si risveglia, era tutto un sogno. Ma è brillante. No, non voglio, va bene, lo faccio. Ma magari fallo e non rompere i coglioni anche tu, per favore. Seriamente? Conversazione, ovvio, un compromesso. Ah, è così. Non faccio più. Basta.
Che genere di vita stanno vivendo queste due? Allora Sayaka, prima tu in boccona Nao e poi baciala alla guancia. Mentre io bacerò Nao. Ma che magari tutta la cosa dei dolci e l'infestazione del fantasma. Adesso continua, cioè, che se ne sono dimenticati anche loro. Ma che è diventato un soft porn all'improvviso? Perché io... Va bene, oggi mi sono fatta nuovi amici, quindi va bene, scenderò a compromessi. Ma è completamente fuori personaggio per tutti i personaggi, questa cosa. Soprattutto per magari. Minchia. Va bene. No, anche tu, Sayaka. Tu sei speciale per tutti noi, Nao, quindi non ci tratterremo, quindi sì, scegliti e ti scopriamo tutti insieme. Ma ti stai ascoltando, Sayaka? Sì, Nao. Pronta? No, sto arrivando. Sayaka, bla bla bla. Era seria, mi guardava. Sayaka. Inizierò con il bacio sulla guancia e poi farai a... Io sono la prossima. E poi ci sono anch'io, quindi sbrigate. Sayaka, ricordati che gli altri clienti aspettano. Questo capitolo è addirittura peggio di quanto lo ricordassi. Minchia. Mamma mia. Io vorrei capire una cosa, ma non sentiamo parlare Inumaru da... No, si sta avvicinando piano. Però dai, un po' di risate te le dà sto capitolo. So. Si avvicinava pianissimo. Era solo un bacio sulla guancia, ma dalla sua espressione sì, sembrava focussata come un chirurgo con il suo paziente, era nervosa, vabbè. Però comunque volevo dire, sono tipo 10 minuti buoni che Inumaru non dice più una parola. Cioè, è morto, soffocato. Ha avuto un'erezione talmente lunga che non ha più sangue alla testa, si è svenuto. Ha dovuto prendere un'altra sedia per il cazzo. Sulla sedia e fa no no no, ma continuate. Aspetta, ho bisogno di tempo per prepararmi. Sapessi io. Sapessi Inumaru. Oddio. Nel frattempo Waldo ha chiamato la polizia. Dio, quanto amo Corse Party, cazzo! Aiuto! Ok, va bene, se devi farlo, fallo e basta. È come un guerriero che si preparava a una battaglia. Ho chiuso gli occhi e ho aspettato il mio destino. Oh!
venuto il zip dei pantaloni ha ceduto. Esatto. Addio. Sì, Numaru inaspettatamente ha fatto quel verso. Quando ha aperto gli occhi ha visto sì che Sayaka non era affatto felice del suo amico d'infanzia. Nani o Inumaru? Ma che cazzo fai, Inumaru? Non era il momento. Salvata dalla campana. Allora, respirato, sì, non ce la facevo. Guardate, Inumaru aveva mangiato una montagna. Ma non è neanche, era saved by the yell, neanche Bell, sì, quindi infatti, dall'urlo. Era yell. Che il gioco si è accorto che Inumaru non parla. No, no. Allora, sì, aveva mangiato una montagna di dolci in silenzio per tutto quel tempo. Sì, i dolci ha mangiato, ma io ci credo. E adesso stava puntando. Stava puntando fuori dalla finestra. Si è distratto anche il fantasmino che ci aveva dentro, cioè. Guardate. Tutti abbiamo guardato il dito. Sì, c'era il sole, il paradiso. Che cazzo c'è scritto? Vabbè, sì, tra il tramonto e il cielo c'era un... C'entra sta roba, infatti. C'era un'atmosfera... rossa. Non so, mi viene. Beh. Sì, poi proprio lì dove Inumaru stava puntando si poteva vedere una distorsione nell'aria. Quella è... Sì. A quanto pare i dolci erano così buona che la fantasmina si è levata dai coglioni. Ci eravamo completamente dimenticati dello spirito della ragazzina con l'aura debole. Questo non è che lo dice Inumaru, lo dice lo scrittore del capitolo. No, no, lo dice Nao. Nao, sì. Sui pensieri di Nao. Aveva sì un enorme sorriso nella faccia, e poi sì, è scomparsa nel tramonto. Dai, è quasi finito, su. Dai, manca poco, ce la possiamo fare. Sono usciti dal caffè. Due location tutto il capitolo. No, no, ce n'è un'altra, aspetta. Che culo. L'importante sì che il fantasmino si sia levato dal cazzo. Mizuki, grazie mille per il cibo di oggi, è stato tutto molto delizioso. GG. Sento che sto per scoppiare. Se mangiassi dolci del genere tutti i giorni diventerei una palla da spiaggia. Probabilmente non mangerò più cibi zuccherati per un po'. Per me era tutto delizioso, ne mangerei ancora. Per avere un posto riservato dovete prenotare un anno prima. Quindi sì, non sarete più in grado di tornare per un po'. Che schifo. Così delizioso che può addirittura pacificare gli spiriti. Sì, probabilmente può usare la sua influenza per ottenere un posto riservato qualche volta, se volete. Davvero? Davvero? Tutto ciò che vi chiedo è di fare cheese. E Mizuki ha fatto la foto. Ha fatto una foto di Nao. Cosa stai facendo? Volevo commemorare questo giorno. Non c'è nulla di sbagliato in questo, no? Mi ha fatto vedere la foto. La faccia è diventata tutta rossa. Questa era la foto che magari guardava nel capitolo 2. Quando si accorgeva che l'esistenza di Nao si stava cancellando. Ed era incazzata e ammazzare persone per strada dalla rabbia. Ok, sì, ha fatto flash, aveva confusione nella faccia, apparentemente adesso era il suo wallpaper.
Ma che cazzo di espressione è quella poi? Ah, Tsurei! No, è ingiusto, anch'io voglio un'immagine di Nao. Avanti, facciamone una. Rosichi, mamma mia. Oh no, la mia batteria è morta. Per fortuna non è dalla sua parte oggi, Sayaka. Basta ridere! Vabbè, io la farò domani. Sì, ma è stato oggi. Cioè, il memento, un ricordo di oggi, mica deve venire da oggi, no? Sayaka, Yaka, vuoi che faccia io la foto con il mio cellulare? Sì, però nella foto ci sarai solamente te, perché io non ho occhi, solo Allora non ha senso. No, non è vero, io sarò felice. Non me ne frega un cazzo della tua felicità. Così fredda. Come è potuto succedere un momento importante come questo? Guardato il telefono, sì, sconfitta, dolorata, triste, va, triste. Dai. Vabbè, è andata veramente di merda, Sayaka. Vabbè, aspetta di vedere il giorno dopo. Va. non penso sì che abbia fatto bene a Sayaka a spendere così tanto tempo con magari. Vabbè, torniamo indietro adesso. Ciao, magari. Bye bye. E si è levata dai coglioni. Tornata nel caffè. Che giorno estenuante. Davvero, mi sono divertito tanto con te dopo scuola, Sayaka. I cani vivono delle vite facili, vero? Sayaka aveva silentemente implicitato un... ne ho abbastanza di te, finito con te, vabbè. Mi sentivo un po' male per Inumaro. Sì, ma non poteva aiutare ad apprezzare, cioè... Stava male per come stava Sayaka. Io mi sono divertita tanto, ma sembra che voi due si... sì, vabbè, ho qualcuno. anche se non hai messo le tue mani su nessun oggetto spiritico, comunque ti sembra di aver avuto dei bei momenti. Beh, sicuramente non uno malvagio. Abbiamo visto spiriti di basso livello, siamo stati con Magari, quindi poi ho speso del tempo del dopo scuola con le mie amiche vicine, quindi sì, è stato la mia prima volta che facevo cose del genere. Quindi davvero non spendi il tuo tempo con gli amici nel dopo scuola, Aiko? Ah no, sono una sociale di merda. Ma ecco, ma sei così carina, ma com'è possibile? Sì, un complimento di Sayaka, bla bla, ho fatto un sorrisetto. Sì, sembrava essere una cosa a cui Aku non voleva pensare. Il commento di Sayaka è venuto fuori con un momento di pura innocenza. Nella sua testa le ragazze carine bevevano sempre tè, spendevano il tempo con le amiche, quindi per lei questa cosa era naturale. E sono troppo impegnata a cercare le informazioni. Quindi sì, non ho molto tempo per socializzare nel dopo scuola. Sì, raramente entro in contatto con persone che non hanno alcuna forza spiritica.
Sayaka era scioccata. Ho detto qualcosa di strano. No, no, ho capito, Aiko. Allora da oggi noi siamo amiche. A te va bene questo, no? Saremo entrambe amiche con lei. Ah, vabbè. Sì, storia turbolenta con Aiko. Sì, a lei non le andava ancora a genio l'idea di essere amica con lei. Vabbè, l'ha detto, però bla bla bla. Non voleva sì contraddire Sayaka. Ma la domanda è come avrebbe reagito Aiko a tutto questo? Quindi sarò amica con entrambe di voi? Esatto, tu cosa dici? Ma io non sono esattamente della materia d'amicizia, giusto? Sayaka ha detto che va bene, quindi ingoia, non rompere i coglioni. Se tu pensi a noi come delle amiche, allora sì, scommetto che la tua attitudine nei nostri confronti cambierà un pochino. Vabbè, vedremo. Vabbè. Quindi se siamo amiche adesso... Va bene. Smettila di dire amici, è imbarazzante. Scusate, sono ancora qui, sapete? Stavamo discutendo di amicizia tra ragazze, non abbiamo bisogno di ragazze. In altre parole, saresti gelosa se io avessi altre amiche femmine. Quindi sì, vuoi che io e Niwa rimaniamo solo dei conoscenti? Mi dai davvero i nervi. Sayaka, niente, non ha fatto altro che prendere pizza dall'inizio alla fine dell'episodio. Guardando il capo di Numaru, un sorriso, un caffè. Allora sì, cazzo, in memoria di questo giorno della nostra amicizia andiamo a farci una foto. Ma che cazzo è? Cioè veramente, questo era il terzo pannello che aspettavamo tutti da 2 ore? Esattamente. Sexy shot? Stavano scegliendo il cabinato su cui fare la foto. Sì, nella porta c'era scritto chiaro e tonda: non sono permessi gli uomini. Quindi Numaru, vai fuori dai coglioni, ti aspetto qui. Cosa? No, voglio vedere la foto. Dice che gli uomini possono essere accompagnati dalle donne. Vedi, è scritto qui. Andiamo, Nao, Aiko. Parabam pam pam. Parabam pam pam. Hanno lasciato in Numaru all'entrata, nonostante avesse cercato di seguirci all'interno. Tra l'altro, che prendere schiaffi dall'inizio della vita. Ma non ti senti un po' in colpa per quel poveretto? No, se ci fosse in Numaru nella foto, chissà che cosa farebbe con quegli stickers. In effetti. Vabbè, dai, almeno aveva un motivo stavolta. Aiko non ha detto un cazzo, non gliene fregava nulla. Vediamo questo. Sì, qua c'è. È molto luminoso qui. È la prima volta che fai una di queste, Aiko? Sì. Anche se io capisco come funziona, comunque.
Ok, allora ti daremo un consiglio da esperte. Quando staremo per fare la foto, assicurati di guardare la camera, non lo screen. Va bene. Ecco annuito. Era veramente nervosa. È la prima volta che ho fatto una sticker foto era con Sayaka. Era nervosa anche lei. Sì, e poi in quella foto abbiamo scritto Friends Forever. E poi siete morte tutte come delle stronze. Quindi che cosa scriviamo? La OTAN? Va bene. Fate sta cazzo di foto, dai! Che sfondo dovremmo scegliere? Non lo so, scegli tu. Va bene. Ok, here we go. Avvicinati, Aiko, presto! Eccoci. 3, 2, 1... Sì. Dopo tanti flash, un'immagine apparsa nel monitor. Sayaka che si e Nao che si abbracciavano. Io che stavo lì con una faccia furtiva. Ecco perché non ci stavi abbracciando. Hai ragione, me la sono dimenticata. Eri nervosa, vero? Ovviamente no. La bocca di Nao ha detto no, però vaffanculo. È la prima volta che ho visto Aiko frustrato. Perché non ne facciamo un'altra? No, mi piace questa. Ci mostra le nostre vere nature. Comunque sì, è stato divertente, non credete? Aiko ha toccato il monitor con il dittino e ha riso. Va bene. Ok. Sono sicuro che questo farà morire magari dalla gelosia. Era questo quello che puntavi? Ovviamente no, stavamo commemorando la nostra nuova amicizia con Aiko. Sì, sei una non sei una cattiva persona dopo tutto. Speriamo di diventare migliori amici da qui in avanti, dalla nostra nuova amicizia. E questo è quello che mi piace di questa ragazza. Vabbè, io ho la tendenza di comportarmi in quella maniera lì. Non ci riesco. Cosa c'è scritto? Che cazzo vuol dire? tendenza a essere troppo diretta o troppo familiare con le persone. A portarle sul mio stesso livello senza neanche rendermene conto. Sì, ma in numerose occasioni mi sono resa conto di quanto Sayaka mi abbia salvato da me stessa. E la nostra nuova amicizia, Sayaka, e anche a te, no? Hai alzato le manine, Sayaka ha sorriso a me. Gigi. Vabbè, fredda e stronza come sempre. Però sì, aveva una faccina flaccinosa. Ed ero certa che Sayaka e Aiko. Sì. Ah, Gesù è finito. Ah, Gesù è finito. Tutto questo? Tutto questo in questo momento in quel flash lì? Minchia. Immagini se era nel gioco vero. Eh? Immagini se era nel gioco vero. Sì, un cazzo che lo continuavo. Lo disinstallavo, cazzo.
Minchia. Vabbè, la faccia di Nao che diventava rossa, il sorriso di Sayaka. Sì, due bellezze. Un'immagine lì andata per quel giorno mi sembra come un sogno adesso. La cosa divertente è che che senso? Prima frase non capisco. Abbiamo mangiato un sacco di dolci, parlato per un sacco di tempo. No, quella tempo. Sopra. Ah. Cosa divertente? La cosa divertente è che non è successo niente di rilevante. Ah, ok, niente di rilevante. Sì, hanno solo mangiato dolcetti, hanno rotto i coglioni, si sono fatte le foto. Che ci fosse un fantasma che li ha posseduti tutti non è degno di nota come no, cosa. No, a quanto pare no. Sì, avevamo solo spento un po' di ore insieme. Solo un pochino di ore selvagge. Facendo casini. Ma quei giorni non torneranno più indietro. O forse sì. No, e Sayaka adesso erano morte. Pensa che c'è chi sacrificherà tutto per permettervi che voi facciate ancora di queste troiate. No, non le possono fare, rispristinano il loro ricordo, non è che le porta in vita, loro rimangono morte. Sì, le loro morti hanno triggerato questo intenso dispiacere, odio e insanità in Naruyuki, che adesso sì, mi stava guardando come per uccidere. Quel giorno stavamo ridendo tutti insieme. Quando è che le cose hanno cominciato ad andare male? Sì, qualcosa è successo, qualcosa tipo un errore. Ma chi? È stata colpa mia? Non ti perdonerò mai. Dovevo scusarmi. Sia alle ragazze che erano già morte che alla persona davanti a me che era impazzita di fronte ai miei occhi. Mi dispiace. Non sono nemmeno riuscita a dirla completamente. Sì, tutta la sua rabbia si è infranta nel mio teschio. E poi sì, sono svenuta. È svenuto. Abbiamo superato anche questa. Adesso è tutto in discesa. Minchia. Ma prima di fare il 2, se volevi fare anche l'altro capitolo. Dai. Non adesso, però. Allora. Ce la faccio adesso. Ok. In tre quarti d'ora ce lo togliamo anche l'altro, però. Però adesso non ce la faccio io, sono un abbiocco clamoroso. Cioè, nel senso, l'esperienza è stata provante, secondo me, di questo capitolo. Mi sono fatto due maroni incredibili tutto il tempo, poi ho avuto una crisi isterica di risate per tipo 10 minuti e poi è finito. Allora, è un capitolo comunque divertente, dai, qualche sorriso te lo fa fare, però è troppo lungo. È troppo lungo e non c'entra un cazzo, cioè è completamente evitabile, non è che aggiunge veramente qualcosa alla storia. No, io capisco perfettamente dove vogliono andare a imparare con questo capitolo, cioè nel senso loro farteli vedere comunque come persone vere, ok? Ma anche il rapporto di Aiko che aveva con loro che non era ben spiegato nel gioco. Sì, la cosa che io trovo assurda francamente è come alcuni personaggi però si comportino in maniera fuori personaggio, tipo io l'ho già detto, magari si comporta in maniera strana, cioè è troppo amichevole.
cioè, all'altezza di questo punto della trama, noi ci aspettiamo che lei dice solamente una frase che è "I'll fucking kill you". Esatto, però se ci pensi, quando lei aiutava Yumi, tu mi a un certo punto mi hai detto: ma com'è che magari sembra essere diventata buona così all'improvviso? Perché magari Nayumi rivedeva Nao, rivedeva sti momenti, rivedeva la loro rivalità e tutto. Quindi sì, in realtà fa parte del personaggio di Magari questo. Il problema è che è troppo lungo. Cioè, non è un capitolo non dispensabile. Cioè, non è un capitolo dispensabile, però... Guarda, se avessero messo almeno un paio di pannelli in più, capito? Anche se... Cioè, la cosa della possessione è anche stupida, è messa là per farti fare due risate, ma poi ti fa effettivamente sorridere, cioè... Sì. È un capitolo fatto con zero budget, però l'immagine di lei che slidava lentamente da sinistra verso destra mi ha fatto ridere come un pazzo. Ci ha messo tipo 20 secondi a fare mezzo schermo. Era bellissimo. Ma anche tutti i pugni di Numaru, dai, ti fanno sorridere. Sì, sì. No, è carino, è lento. Tutta la cosa dei bacetti, sinceramente, era di una stupidità incredibile. Sì, lì l'hanno fatta anche troppo lunga, cazzo, mamma mia. Minchia, se era lunga. No, vabbè, dai. Ci siamo divertiti, però poteva durare la metà, veramente. L'hanno durata troppo in lungo. Sì. Hysteric Boarding non è con questa atmosfera. Hysteric Boarding è molto più divertente. Immagino. Sì. Poi comunque, diciamo che un po' di cose, un po' di ricordi di quando l'hai portato ce l'ho, Sporadici, sono fuori contesto. Ma tra l'altro, c'è proprio un capitolo con loro protagonisti. Con tutto sto squadra qui. A parte, esclusa Magari, perché magari ancora non l'avevano inventata. Però sì, ci sono Aiko, Inumaru, Sayaka e Nao, e anche Taguchi, il cameraman. Ah, minchia, il cameraman. E quello penso che paradossalmente sia il capitolo più bello. Che è quello del quiz. Molto bello il quiz. Invece l'altro extra che ci manca di questo? Altro extra, guarda. Faccio vedere l'anteprima così ti prepari. Oi. Ecco. Oddio. Allora, oddio. Questo è veramente un capitolo simile a questo che abbiamo fatto, però con protagonisti la classe di Kisame. Vabbè, se c'è Kisame dubito che sia così a cuor leggero come capitolo. No, in realtà te lo mettono comunque sul comico. Soprattutto sapendo tu la vera natura di Kisame, certe scene fanno davvero ridere. Okay. Ha l'atmosfera un pochino come questo, però è più veloce. Cioè, me lo ricordo abbastanza... Cioè, ho comunque un bel ricordo di questo. Non l'ho odiato come il 4. Il 4 ricordo che non ce la facevo proprio. Ma io sarei curioso di Kisame in Hysteric Birthday. No, Kisame in Hysteric Birthday è magnifico. Kisame in Hysteric Birthday ma veramente piegato in due. Comunque anche qui è abbastanza divertente. Cioè, come protagonista c'è lui, che è Shimada. Era il tizio con i capelli rossi di Book of Shadow. Quello che aveva portato il coltello nella scuola, che voleva andarsene via. Mamma mia, quello tutto fighetto. Esatto. C'è lui come protagonista perché si sono resi conto che era il personaggio che meno avevano approfondito. Eh beh. E quindi hanno detto, vabbè, facciamoci un capitolo extra con lui divertente. Però non lo vediamo adesso. Dai, dopo questo con Blood Drive abbiamo finito. L'ultima cosa di Blood Drive... Poi possiamo passare al 2 se ti va. No, ci facciamo Hysteric Birthday dopo. E lui vuole passare subito al 2, guarda. Perché non vuoi fare il 2? Voglio farlo, ma non subito.
Anti-Steric Bird in meno di 2 settimane ce lo togliamo, su. Sì, ma non è quello il discorso. È che francamente sono curioso di fare qualcosa di nuovo assieme. Ma è meglio se vedi qualcosa di nuovo dopo aver visto tutto quello che ha da offrire la vecchia saga. Secondo me vai più preparato almeno. Che comunque impari. Che finora non lo volevi fare, Steric Bird. No, io Steric Bird non lo volevo fare prima di Blood Drive. Perché avrebbe rotto troppo l'atmosfera. Cioè, se fossi passato prima al comico e poi alla roba più seria all'improvviso, ho paura che non l'avresti manco preso sul serio Blood Drive. Troppo, no, avrebbe spezzato veramente troppo. Blood Drive spezza troppo. No, Mystery Board va giocato assolutamente, però non prima di Blood Drive. Nonostante personaggi come Inumaru sono molto più approfonditi in Mystery Bird. E anche Satsuki, la bimba mostro. Quindi sono personaggi. Carina, lei avrei voluto saperne di più della sua storia. Che per carità è bella, la sua storia. Però ci fosse stato un po' più spazio, sarebbe stato figo. Ti ho detto, aveva un Brongand lei. Tutto retroscena è figo, però il fatto che la bimba mostro una volta che ci viene presentato poi non fa più un cazzo. Sì, per carità, ammazza quello, però. Serviva solo per il cliffhangerone. Cioè, in realtà aveva già fatto tanto con quella scena, ha ammazzato uno degli antagonisti che... Sì, per carità. Che sarebbe diventato pericolosissimo se non l'avesse preso così alla sprovvista. Cioè, quello aveva il libro delle ombre. Quello avrebbe davvero fatto casini se non l'avesse ucciso in quel momento lì così all'improvviso. Sarebbero stati i cazzi. Ho voglia. Va bene. Allora domani, ex chapter 3. Dai. Se abbiamo superato questa, domani è una passeggiata. Sì, ma dura meno comunque. Sì, dai, durerà un'oretta quello. Questo è durato un'ora, 2 ore quasi. 2 ore? Questo qua. 1 ora e 50, quello lì un'oretta lo facciamo, poi lo faccio veloce. Faccio veloce come l'ultima parte che abbiamo fatto qui. Altrimenti, cioè, l'ex chapter 4 ci è durato 2 ore e mezza l'altra volta. Abbiamo tradotto ogni parola. Ma lo sapevi, cioè, tu questa volta lo sapevi, hai skippato tanta roba. Eh sì, perché non sapevamo dove sarebbe andato a parare, cioè metti che diventava horror all'improvviso e noi non capivamo un cazzo di come c'era arrivato. E invece no. E ovviamente siamo arrivati alla fine delle chapter 4, ho detto no, porca puttana, ma che cazzo abbiamo giocato fino adesso e basta. E l'ex chapter 4 è diventato il meme supremo di Course Party per la sua bruttezza, che poi non è brutto, però è solo pesantissimo. È pesantissimo, sì, cazzo. È pesantissimo. Però dai, è simpatico. Anche sì. Per rivedere Nao, che comunque nel gioco non c'è stata per niente. È l'unica cosa quello di Nao. Sì. È l'unica cosa di Nao che si vede in Blood Drive. A parte quello non ci sarebbe proprio. Vero, sì. Va bene. Ce l'abbiamo fatta, ne siamo usciti vivi. Spero di non doverlo mai più rigiocare in vita. Ah no, cazzo. Devo rigiocarlo su PlayStation Vita adesso. Maledizione. Vabbè. Lo schifo, tanto non c'è gameplay, non devo fare niente. Lo avvio, premo Shift, lì, premo il tasto, butto tutto avanti, poi mi dà il trofeo. Sì. L'avanti veloce e via. Esatto, mi dà il trofeo. Sì, hai visto il Chapter 4? Certo, l'ho visto. Boh, dai, liquidire, okay. Saluto te, saluto la chat, buonanotte a tutti quanti, ci vediamo domani. Buonanotte, Nolanino. Ciao. Belloni, io vi do appuntamento domani. Preferirei non riportare subito. Preferirei non portare subito Mass Effect, perché se lo facciamo tutti i giorni, poi in meno di una settimana quel gioco già mi è finito, quindi magari portiamo qualcosina, una custom map, così vediamo, una roba un po' più rilassante.
Se, poi se, vabbè, magari stream a Ken, se stream a Ken magari andiamo prima da lui. Vediamo, dai, vediamo. Domani, sì, domani ci vuole una pausa. Ci vuole una pausina. Anche perché oggi abbiamo fatto un intero DLC che è stato molto molto bello. Quello di Omega penso sia stato il DLC più bello che ho giocato di tutta la saga fino adesso. Mi è piaciuto parecchio anche quello finale del 2, quello dei razziatori. Quello era molto bello, però questo aveva molto più pathos. Sì, questo di Omega aveva molto più pathos. Cioè, ci hanno presentato lì la femmina Turi, era un personaggio completamente nuovo e devo dire che mi è dispiaciuto quando è morta. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Cioè, non mi aspettavo né che morisse né che mi sarebbe dispiaciuto. Leviathan lo amerai, è quello sull'origine dei razziatori. Allora quello lo facciamo magari per ultimo. Magari poco prima della missione finale, me lo tengo per il meglio. Adesso vediamo, dai. Belloni, buonanotte a tutti. Vediamo se c'è qualcuno online. Tutti offline, vabbè. Niente raidino. Buonanotte Belloni. Ultimissimo c'è da fare Cittadella e poi la missione finale. Allora facciamo. Vabbè, gli DLC li facciamo consecutivi allora, dai. Facciamo prima lei a Cittadella e poi questo finale. Ce li teniamo lì. Uno dopo l'altro. Notte.